Oggi 21 settembre è la giornata mondiale contro l'Alzheimer. Adesso ne parliamo con il dottor Luciano Gorelli. Buongiorno, benvenuto nei Buongiorno, nostri grazie. studi, dottore. Intanto vorrei cominciare partendo dai dati che riguardano la zona di competenza dell'ASL Toscana Sud-Est. Diciamo, nel nostro territorio noi abbiamo circa 7.000 pazienti in carico a quelli che sono i CDCD, cioè centri di disturbi cognitivi e demenze. Il problema è che spesso questi dati sono in parte sottostimati dalla non conoscenza ancora ottimale da parte della popolazione di questa patologia, ma soprattutto anche perché con il problema pandemico che indubbiamente ha colpito l'Italia e tutto il mondo nel 2020-2021, sicuramente l'accesso a questi servizi è stato un pochino ridotto. Ecco. Da considerare che nel nostro territorio è presente anche l'azienda ospedaliera universitaria Senese, che indubbiamente anche loro presentano due CD, un CD neurologico e un CD geriatrico, e quindi i dati, soprattutto per quanto concerne la zona Senese, di cui abbiamo circa 2.200-2.300 pazienti in carico al servizio ASL, sicuramente è sottostimato. Ecco. Quindi diciamo, si può stimare che nel nostro territorio di tutta l'azienda USL Toscana Sud-Est, che da considerare è la più anziana USL all'interno del territorio regionale, circa 17.000 soggetti sono affetti da una patologia dementigiana. È una malattia che preoccupa molto, ovviamente, come tutte quelle che vanno a colpire le nostre capacità cognitive. Poco tempo fa si era parlato di un farmaco nuovo che poteva aiutare nella cura della malattia. A che punto siamo con la Allora, il ricerca? problema di questo farmaco, che è l'aducanumab, è un anticorpo monoclonale già approvato dall'FDA e ha il compito, diciamo, di favorire la rimozione della beta amiloide, che è uno dei fattori che interviene nella genesi della patologia di Alzheimer a livello cerebrale. Il problema è uno solo, che innanzitutto questo farmaco deve essere fatto in una fase molto iniziale della patologia. Addirittura ormai sappiamo benissimo che i depositi di beta amiloide si verificano già circa 5-10 anni prima dell'insorgenza del quadro sintomatologico. Quindi diventa fondamentale fare, diciamo, uno screening per queste condizioni patologiche. E poi abbiamo, diciamo, dagli studi che noi abbiamo in possesso, perché purtroppo in Europa non è ancora commercializzato, anzi addirittura l'EMA l'ha bocciato la commercializzazione, e sembra che non è che abbia modificato più di tanto l'evoluzione della patologia. Quindi ancora siamo un attimino in stand-by sulla situazione farmacologica. Ecco, ci sono nuove molecole in fase avanzata di studio e queste apparentemente sembrano diano dei risultati nettamente migliori. Ecco. E invece per quanto riguarda le diagnosi precoci, ci sono... Allora, sulla diagnosi precoce sicuramente le tecniche sia di neuroimaging, le tecniche, diciamo, laboratoristiche sono notevolmente migliorate. E ormai abbiamo dei marcatori liquorali che ci consentono di fare una diagnosi certa di patologia, nonché la PET al fluor desossido glucosio, la PET con la beta amiloide, che anche quella ci consente di fare ormai una diagnosi, si può dire, di certezza al 90% di patologia. Quali sono i primi campanelli di allarme che possono farci pensare che forse dobbiamo andare dal medico e fare qualche controllo? Allora, il problema è uno solo, che nella malattia di Alzheimer pura, a differenza delle forme miste in cui c'è sempre una sovrapposizione vascolare, il paziente non si accorge dei propri deficit cognitivi e questi sono i familiari che si accorgono di ciò. C'è da dire che i principali disturbi che ci devono far pensare che qualche cosa non va è un'iniziale compromissione di quelle che sono le nostre funzioni cognitive, fino a prima del tutto normali, tipo ad esempio un deficit di attenzione. Magari mi viene detto alcuni minuti prima di andare a prendere il latte, il pane, per dire,
e la frutta, vado al negozio e prendo solo la frutta, oppure mi scordo completamente. O ad esempio non mi ricordo più, o ho difficoltà a memorizzare dei numeri di telefono che prima invece riuscivo francamente a gestire. Ad esempio i vari impegni, non riesco più a far fronte a questi impegni. Quindi questi sono tutti dei campanellini d'allarme che i familiari si dovrebbero accorgere e segnalare al medico di famiglia per poi mettere in atto tutte quelle procedure mirate a una diagnosi precoce. Quindi il primo passo è andare dal medico di famiglia, sì, che poi indirizzerà nel percorso. Naturalmente mette in atto un percorso. All'interno della nostra ASL ormai abbiamo un percorso più o meno standardizzato in cui il medico di famiglia tramite una serie primi di esami di screening sia di laboratorio, eventualmente anche un TAC cranio senza mezzo di contrasto, poi indirizza il paziente al CDCD di zona. Ormai nel nostro territorio sono circa 25-30 CDCD multiprofessionali, quindi neurologico e geriatrico, che prende in carico il paziente e lo segue nel tutto il percorso. È anche un percorso che funziona molto bene. Fortunatamente è un servizio che riusciamo a garantire una presa in carico del paziente in maniera ottimale, diciamo. Ecco. Grazie, io ringrazio il dottor Luciano Gorelli per essere stato con noi ospite a Spunti e Spuntini. Adesso continuiamo a parlare di Alzheimer, lo facciamo con Martina Fragale, che è direttore responsabile di buonenotizie.it e docente dell'Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo. Martina, buongiorno. Buongiorno Gloria, buongiorno a tutti. Ecco, parlando di Alzheimer, ci sono buone notizie relative a questa malattia? Sì, le buone notizie ci sono, ne parliamo anche oggi su buonenotizie.it. Si tratta, mi preme dirlo, di buone notizie in prospettiva. Riguardano soprattutto le possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale, quindi delle nuove tecnologie, alla diagnosi precoce delle demenze, non solo dell'Alzheimer. Ricordo tra l'altro che secondo la prestigiosa rivista The Lancet, circa il 40% delle demenze scoperte precocemente può essere prevenuto oppure ritardato modificando i propri stili di vita. Quindi diciamo che la diagnosi precoce è fondamentale. Ci sono vari progetti che adesso stanno entrando nel vivo, tra cui uno di una società di tecnologie mediche di Vancouver, Cognitivity, che ha creato un test che si chiama valutazione cognitiva integrata, che potrebbe, applicato in modo massivo, favorire appunto la diagnosi precoce. Anche a livello europeo ci sono buone notizie da questo punto di vista, quindi c'è un progetto europeo che si chiama AI Mind, lo dico lentamente perché stanno cercando appunto candidati per le sperimentazioni in questo momento anche in Italia, e che riguarda sempre l'applicazione dell'intelligenza artificiale per la diagnosi precoce. Un'altra piccola buona notizia per quanto riguarda questo l'Italia è che è stato creato il Piano Nazionale Demenze con uno stanziamento di 15 milioni di euro per affrontare un problema che secondo l'OMS è una vera e propria priorità di sanità pubblica e che con l'invecchiamento della popolazione lo diventerà ancora di più. Ecco Martina, in generale, cosa possono fare i giornalisti per parlare di questo argomento di demenze in maniera utile? Credo che i giornalisti possano fare tantissimo, cioè quella che serve è una informazione corretta, un'informazione utile, e utile soprattutto per quelle categorie di lettori o di ascoltatori più interessati, quindi persone a cui è appena stata diagnosticata una demenza e i loro caregiver, cioè i familiari o comunque le persone che gli supporteranno nel progredire delle malattie. Da questo punto di vista i giornalisti secondo me devono fare un'opera di corretta alfabetizzazione nell'ambito delle demenze
e due, avere una funzione, diciamo, più tra virgolette militante, nel senso di spingere la società a cambiamenti significativi e in meglio nell'affrontare queste tematiche. Per quanto riguarda la prima mission del giornalismo, quindi corretta alfabetizzazione, credo che sia utile diciamo spacchettare il vasto campo delle demenze per non passare ai lettori la percezione che tutte le demenze sono Alzheimer, perché di fatto non è così. Al mondo attualmente le demenze colpiscono 50 milioni di persone, di queste più o meno il 60-70% sono malati di Alzheimer. In Italia più di 1 milione di persone sono colpite da demenze, più o meno più di 600.000 di questi sono malati di Alzheimer. Quindi non tutte le demenze sono Alzheimer, non tutte hanno lo stesso tipo di decorso, e questo va detto, serve proprio un'alfabetizzazione in merito. Seconda cosa importante, credo che sia utile dare nel modo corretto le buone notizie in campo. Sappiamo tutti che se c'è una buona notizia, creare il titolone "trovata la cura per l'Alzheimer" sicuramente ci porterà un certo numero di click, ma non è etico se questa cura è ancora in fase sperimentale. Questo deve essere assolutamente detto. È un po' quello che è successo con il farmaco di cui si parlava poco fa con il dottor Gorelli. Esattamente, Aducanumab è un validissimo esempio di questo. Seconda cosa importante, diciamo seconda mission del giornalismo, è spingere la società a cambiamenti positivi per quello che manca nella cura e nel modo di affrontare le demenze. In che modo? Spostando per esempio i riflettori sui caregiver, su chi si troverà a gestire in modo pratico questa malattia. Da questo punto di vista, per esempio, come dicevo, è stato varato un piano nazionale demenze, ma chi si occupa di demenze dice che 15 milioni sono decisamente troppo poco. Serve molto di più. I giornalisti da questo punto di vista si devono fare portatori di queste esigenze, dando la voce agli esperti del settore e spiegando anche come dovrebbero essere spesi questi soldi. Secondo aspetto fondamentale, bisognerebbe mettere in luce le forme di supporto concreto e gli iter concreti che ci sono nella gestione delle demenze, spostando i riflettori sul piano legale, per esempio, e dicendo quali sono le prestazioni garantite dal sistema sanitario, oppure dicendo quali sono le associazioni di volontari a cui qualcuno si può appellare. Credo inoltre, lo dico a mo' di cappello conclusivo, che serva veramente anche spostare i riflettori sull'aspetto psicologico, sulla necessità di sostegno psicologico dei caregiver. Su molti giornali. Assolutamente, condivido pienamente per esperienza personale, quindi ti ringrazio davvero Martina Fragale di tutti questi suggerimenti utili sull'argomento. Grazie a Martina Fragale, grazie al dottor Luciano Gorelli per essere stati oggi con noi, e tra poco parleremo di un altro argomento.